La Gerusalemme liberata. Sintesi della trama. La Gerusalemme liberata è un poema epico cavalleresco scritto da Torquato Tasso, che narra le vicende romanzate legate alla prima crociata. Nell'anno 1099 l'arcangelo Gabriele scende dal cielo per incoraggiare Goffredo a dare nuovo fervore ai suoi uomini, in modo da portare a termine la conquista di Gerusalemme. Tra i condottieri musulmani più valorosi ricordiamo Argante, il sultano Solimano, e Clorinda, mentre tra i crociati Goffredo, Tancredi e Rinaldo. Dopo la pausa, cristiani e musulmani tornano a battersi fuori le mura della città e la principessa Erminia indica dalle mura di Gerusalemme al re di Gerusalemme Aladino gli eroi cristiani. Nella vicenda, Tasso dice che i crociati sono aiutati da forze angeliche, mentre i musulmani sono aiutati dai demoni. Infatti fa menzione di Plutone, che è il diavolo nel poema, e in più la maga Armida seduce molti cavalieri crociati con l'inganno per distoglierli dalla battaglia. Molti soldati cristiani verranno imprigionati in un castello sul Mar Morto dalla maga Armida. Rinaldo uccide un amico e lascia l'esercito, mentre Tancredi ed Argante si affrontano in un epico duello interrotto dal calare della notte. Vedendo Tancredi ferito, la principessa Erminia si traveste da Clorinda per raggiungere Tancredi, ma dovrà rinunciare a raggiungerlo dopo aver incontrato dei soldati crociati. Tancredi però, vedendo la principessa travestita da Clorinda, insegue la donna fino al castello della maga Armida, che imprigiona Tancredi nel suo castello. Vedendo i crociati privi dei loro prodi guerrieri, il sultano turco Solimano attacca il campo crociato. Anche i demoni attaccano l'accampamento crociato, ma l'intervento dell'arcangelo Michele respinge l'attacco dei demoni, salvando i crociati. Successivamente i crociati assaltano le mura di Gerusalemme con una torre d'assedio, ma Argante e Clorinda incendiano la torre. Tancredi uccide Clorinda senza saperlo, in quanto la donna era coperta dall'armatura. Tancredi poi scopre di aver ucciso Clorinda e viene dilaniato dal dolore per la perdita di Clorinda. I cristiani cercano di ricostruire una nuova torre per entrare a Gerusalemme, ma nel bosco dove poter prendere il legname necessario alla costruzione della torre era stato gettato un incantesimo. Dio manda un messaggio a Goffredo e lo invita a richiamare Rinaldo nell'esercito, poiché quest'ultimo era stato rinchiuso dalla maga Armida in un castello delle Isole Fortunate. Carlo e Ubaldo vengono mandati a cercare Rinaldo e, dopo aver affrontato insidie e creature mostruose, trovano Rinaldo schiavo d'amore della maga Armida per effetto di un suo incantesimo. Ma Rinaldo vede la sua immagine riflessa su uno scudo e, grazie a questo avvenimento, l'incantesimo della maga Armida si spezza e Rinaldo torna con l'esercito crociato. Armida si unisce all'esercito egiziano contro i cristiani per vendicarsi di Rinaldo. Rinaldo sale sul monte Oliveto e spezza l'incantesimo che era stato fatto al bosco per impedire ai crociati di costruire una nuova torre d'assedio. Ha inizio così l'assedio finale di Gerusalemme. Tancredi e Argante si battono nuovamente e rimangono entrambi feriti. Argante muore, mentre Tancredi viene curato dalla principessa Erminia. Durante la battaglia, Goffredo uccide il capo dell'esercito egiziano, mentre Rinaldo uccide il sultano turco Solimano. Durante la battaglia, Armida e Rinaldo si incrociano. Armida fugge, Rinaldo la insegue.
Tra i due si svolge un acceso dialogo, al termine del quale, per amore, Armida si convertirà al cristianesimo. Il poema termina con la bandiera crociata issata sulle mura della città, che viene liberata. Goffredo piange di gioia dopo la vittoria e la conquista di Gerusalemme.